Ciao, buonasera. Ciao, grazie. Ciao. Prego, prego. Sono Daniele. Io sono Roberta. Abitiamo qui a Cisliano dal 2022. Siamo due impiegati e abbiamo acquistato casa nel 2022 con un tasso variabile con catto. Noi abbiamo fatto il mutuo al 90%. Però quanto dovevamo poi ridare era davvero tanto in confronto a un tasso fisso, perché sì, avevamo il cap, però tutte le rate poi si andavano ad accodare alla fine. Quindi non aumentava la rata mensilmente, no, ma aumentavano le rate. Sì, esatto. Siamo arrivati a 40 anni. Eravamo sempre in quel limbo dove pagavamo, ma non si accorciava mai, cioè sembrava non finire mai comunque. Fortunatamente, avendo un ex collega che ci ha seguito sia dal primo mutuo, ci ha contattati per chiederci se eravamo interessati a una surroga per avere un tasso fisso migliorativo rispetto alle condizioni attuali. Il tasso fisso, con la domanda di mutuo che è stata fatta e l'ammortamento in 25 anni anziché i 40 a cui eravamo arrivati col nostro variabile. Siamo contenti che ci abbia contattato nel momento migliore e ci ha fatto vedere tutti i calcoli e il risparmio effettivo. Totale dovrebbe essere circa di 27.000 euro, perché andiamo a risparmiare più o meno 3-4 anni di mutuo. Quasi per festeggiare questo mutuo qua, l'effettivo risparmio, ci siamo regalati una piccola vacanzina, stacchiamo un po' la spina, ecco.